come al solito forse ci raggiungono gli altri per strada. E quello che volevamo dire noi è che quest'anno maggiormente ci sentiamo non ascoltati, perché si stanno facendo riforme che a noi non piacciono, e i problemi più gravi che da anni combattiamo vediamo che neanche il minimo, diciamo, ascolto, neanche il minimo segnale di cambiamento, diciamo un ignorarci totale, e come il più comune problema dei trasporti che diciamo è da anni che lo avvertono, ma non solo studenti, e che però purtroppo viene ignorato ogni anno di più. E ogni anno il 10 ottobre più o meno, quando avviene la manifestazione, vediamo che si chiudono le finestre della città. Gli studenti che sono in piazza, che sono scesi, ci ascoltano, però purtroppo il comune e la provincia no. Pensi che stia venendo meno il diritto allo studio? Sì, purtroppo tutto quello per cui noi combattiamo fa parte del diritto allo studio, appunto l'edilizia scolastica, il problema dei trasporti, e questo appunto tutti gli studenti che sono qui in piazza oggi vi fanno capire che il diritto allo studio manca e ne abbiamo bisogno. Grazie. Piano Renzi, la buona scuola che critichi di più? Il piano Renzi. Renzi sta dicendo un mare di stronzate, non sta facendo nulla per la scuola, noi paghiamo più di 700 euro per i libri, paghiamo un sacco di soldi per andare a una scuola che è pubblica, figuriamoci, non paghiamo tanti soldi nemmeno andare alla scuola privata, perché la scuola privata almeno paghi, non compri neanche i libri, non studi e ti danno anche il diploma, noi alla scuola pubblica paghiamo, ci facciamo, scusate il termine, un culo così dalla mattina alla sera per studiare, abbiamo dei professori che ci valutano per il nostro, diciamo, per il nostro aspetto, per come appariamo ai loro occhi, e non ci importa che studiamo, compriamo libri, e in pratica il diploma non serve neanche a niente, perché appena usciamo dalla scuola, se non andiamo poi all'università e facciamo altri 10 anni di università, il lavoro non c'è, ma anche se prendiamo la laurea il lavoro non ce lo dà nessuno. Quindi io credo che Renzi non sta facendo nulla per l'Italia, non sta facendo nulla per gli studenti e non sta facendo nulla per le scuole pubbliche. Se Renzi incomincia a fare qualcosa, allora noi forse non facciamo più queste cose, perché questo corteo lo stiamo facendo perché la scuola è diventata, diciamo, una galera, non è una scuola ma è una galera, paghiamo un sacco di soldi per poi non fruttarci nulla, e questo è quello che io penso. Pensi che stia venendo meno la meritocrazia? Sì, sta venendo molto meno. Secondo te cosa si può fare? Ci sono poche cose da fare, se non si mettono in moto qua non si riesce a fare nulla, dovrebbero fare molte cose, non poche, molte, ma molte cose. Grazie. Vogliamo questa società che non dà diritto allo studio in nessuna maniera. Come pensi che la scuola possa migliorare? Prima di tutto dando degli fondi alla scuola, perché non ce ne sono tuttora. Hai letto i punti del piano Renzi, la buona scuola? No. Sai che adesso si parla di meritocrazia tra le scuole e verranno tolte delle risorse. Pensi che le scuole campane con altri tagli possano sopravvivere? No, assolutamente, comunque si sa che il sud è sempre più regresso del nord, infatti si vede anche dalle scuole, infatti, dalle università e da tutto. Critichi anche le strutture, quindi? Sicuramente, non sono adatte per far stare degli studenti. Cosa manca nella tua scuola? Aule, prima di tutto aule, siamo sui 30 persone per ogni classe, non credo che si possa fare lezioni in questi modi. Grazie. Niente. Universi di un secondiano, universi di un secondiano.
scuola di Renzi, una scuola che va a favore delle aziende e contro i diritti degli studenti. Quindi, hai letto i punti, qual è il punto che secondo te andrebbe cancellato? Beh, assolutamente i precari nelle nostre scuole e le scuole in mano ai privati. La scuola deve essere pubblica, gratuita e libera. Non ci devono essere tasse, sovraffollamento degli autobus. Ti senti reso nel tuo diritto allo studio? Beh, certo, comunque questa proposta del capo del governo è inaccettabile secondo me, però questo sciopero ormai sono anni che viene fatto e ogni anno cancelliamo sempre più punti di queste, diciamo, di questa politica assurda. Tu che cosa proponi per migliorare le scuole? Comunque, cioè, bisogna essere, diciamo, pure i costi dei libri di studio, cioè alla fine ci sono famiglie che non possono permettersi i libri, quindi diciamo bisogna essere più, cioè dare un'opportunità pure, diciamo, a chi è in cassa integrazione, alle famiglie che non possono permettersi anche 300 euro di libri all'anno di studiare, perché alla fine tra poco l'università diventerà una cosa che solo pochi potranno permettersi come negli anni precedenti, quindi alla fine diciamo che la scuola deve essere aperta a tutti e non bisogna stare, non bisogna, diciamo, pagare tutti questi soldi per andare a scuola, perché alla fine tagliamo sull'istruzione, non tagliamo sulle cose banali. Ad esempio, cioè, i parlamentari prendono un sacco di soldi e poi le scuole vanno sempre a finire, ci mancano le carte, la carta nei bagni, gissi, e poi spendono soldi per delle stronzate assurde. Ci sta pure che non ce l'hai i bagni. A scuola mia c'è una rida al posto del vetro, non è normale. Tu che cosa proponi per migliorare? Io propongo che se ne devono andare tutti quanti a casa e devono venire loro dietro le cattedre a vedere cosa succede nelle scuole prima di fare le leggi. L'unica cosa positiva che ha detto il nostro Renzi è quella che i primi ad essere esaminati devono essere i professori, no? Gli alunni, perché a volte molte bocciature dei ragazzi sono colpa dei professori non preparati. Molta raccomandazione in queste scuole. La prima cosa deve essere la lettura dello statuto dello studente in classe, la fissione in ogni classe dello statuto dello studente, diritti e doveri degli studenti. Grazie. Di oggi, perché non è possibile restare in una scuola dove si deve pagare un bel botto di soldi per poi avere niente. Io non accetto un abbonamento di 200 euro per pullman che non passano. Io manifesto perché non ce la faccio più. Hai letto i punti del piano di Renzi da buona scuola? Sì, e Renzi non parla quasi più della scuola, quindi non so cosa dirvi. Grazie. La privatizzazione delle scuole. Tu che cosa ne pensi e cosa pensi che dovrebbe migliorare? Non credo che in questo momento debbano privatizzarle, soprattutto perché non ci sono, cioè chi non se lo può permettere. Quindi. Hai letto i punti del piano di Renzi? Non tutti, però secondo me non dovrebbero metterlo in atto. Senti che ti stia mancando un diritto fondamentale. Il diritto allo studio. Sì, perché comunque il diritto allo studio è un diritto di tutti e privatizzarlo non è corretto. Secondo te le scuole campane potrebbero giovare di un'eventuale privatizzazione oppure in un qualche modo ciò andrebbe a peggiorare la situazione che c'è adesso? No, questo peggiora la situazione che c'è in questo momento. Non è, cioè, una cosa secondo me in questo momento inutile, ma anche in un futuro. Cioè, se le cose non cambiano è inutile davvero. Cosa manca nella tua scuola? Un sacco di cose, a partire dalle finestre rotte alla mancanza di, che so, carta igienica, roba così. Quindi. Grazie. Yeah.
si fa sciopero perché sta venendo meno il diritto allo studio con la privatizzazione della scuola. Vissero, magari. È ottimo che lo fanno, poi. Lei manifesterebbe se fosse una studentessa? No, perché sono pessimista, non si risolve niente. Grazie. I costi dei libri sono diventati troppo alti e ci sono molti alunni che non riescono a permetterseli e molti non se li possono neanche comprare. Molti alunni che vengono dai paesi non riescono a prendere i pullman perché molte volte sono super affollati oppure arrivano in ritardo e quindi prendendo il pullman in ritardo arrivano a scuola anche in ritardo. E quindi noi oggi ci battiamo per i nostri diritti come abbiamo sempre fatto. Cosa pensi delle riforme proposte da Renzi? Ma io non lo so, penso che comunque le riforme devono essere, cioè, devono comunque andare per gli studenti, non contro gli studenti, quindi qualunque cosa abbia fatto, se è sbagliata nei nostri confronti, noi difenderemo sempre i nostri diritti. Cosa si potrebbe fare per riavere il diritto allo studio? Un attimo. Allora, noi per avere una scuola più sicura, una scuola più agibile, io faccio l'alberghiero, non abbiamo una scala di emergenza, nemmeno un piano di evacuazione, questo è solo da vergognare, io voglio sapere la pubblica amministrazione, la provincia dove stanno, che ogni anno prendono i fondi, questi fondi dove stanno, c'è tanta rabbia in questi ragazzi, c'è tanta rabbia, e solo in poche parole, io vi spiego solo l'unione di questi ragazzi che oggi stanno qui in strada, che sono scesi per manifestare, per far sentire la loro rabbia, la loro rancore che c'è dentro, perché in tutte le scuole manca un qualcosa di bello, un qualcosa di essenziale, manca proprio la sua bellezza, perché la scuola non la dobbiamo buttare a terra, perché la scuola è nostra e noi la dobbiamo ricostruire, la nostra scuola, e Renzi che non se ne fotte di niente, se ne fotte di tutti, e questi siamo i nostri diritti, vogliamo un diritto migliore, vogliamo i nostri diritti di studio e manifestare ancora e far sentire ancora la nostra rabbia, perché abbiamo tanta rabbia addosso. Eliminati, dobbiamo avere una scuola sicura, avere una scuola pubblica, una scuola pronto a superare tutti gli ostacoli e non una scuola dove viene pagata e viene messi altri extracomunitari dentro. Noi vogliamo una scuola libera e non privata, una scuola dove non ci siano né prezzi né tasse. Pensi che stia venendo meno la meritocrazia, cioè che gli studenti che meritano non stiano avendo quello che dovrebbero avere? Sì, infatti noi vogliamo la libertà di studio, abbiamo un diritto allo studio, come tutti noi ragazzi che stanno qui oggi in piazza a manifestare. Grazie. Problematiche che interessano direttamente l'istituzione scolastica. Più che altro sono qui per il disagio legato ai trasporti, le condizioni pietose in cui siamo costretti a viaggiare tutti i giorni, soprattutto i costi eccessivi degli abbonamenti che non sono proporzionali alla qualità del servizio. Sai delle proposte, delle nuove proposte di Renzi, cosa pensi? Io penso che la buona scuola sia quella fatta da studenti che sanno opporsi a quanto viene proposto loro e quindi gli ottimi studenti dovrebbero riuscire a scendere in piazza giorno dopo giorno per manifestare per i propri diritti. Come si potrebbe evitare la lesione del diritto allo studio? Vabbè, io penso che gli studenti debbano prima di tutto riuscire sempre a parlare e a dire quello che pensano, è il primo passo per fare qualunque cosa. Grazie. Save! Save! Save!
per i pullman troppo affollati, per le classi troppo affollate e le scuole ridotte a pezzi. Quali sono i problemi delle vostre scuole, delle scuole campane? I problemi delle scuole campane che non funzionano. Allora, prima di tutto le strutture non sono adatte comunque a contenere troppi ragazzi. Per esempio nella mia scuola siamo 700 ragazzi e molte classi sono costrette a stare nei laboratori perché non ci sono appunto classi che possono ospitarli. Cosa proponi per migliorare? Che vabbè, comunque bisogna appunto dare da parte dei potenti, tra virgolette, un aiuto ai noi ragazzi per la nostra formazione, ad ascoltarci soprattutto e garantirci un futuro comunque adatto e questo. Hai letto i punti del piano di Renzi? Non le abbiamo lette e non ci interessa, perché anche se noi facciamo queste manifestazioni per scioperare, comunque queste persone non ci ascoltano, i ragazzi non vengono più ascoltati, quindi grazie. Contro i pullman e per una scuola migliore. Sai quali punti ci sono nel piano Renzi? A dire la verità no, a dire la verità cercavo qualcuno che me li spiegasse. È stato criticato che non c'è più il diritto allo studio. Tu senti che questo diritto ti sia stato leso? Abbastanza, in parte, però non del tutto. Diciamo che le scuole non sono proprio la cosa migliore che c'è attualmente. In cosa dovrebbero migliorare? Un po' tutto, dare più spazio ai ragazzi, in ogni caso. Scusami, vado, sono perduto. I'm gonna make you mine.
Perché i costi dei libri nelle scuole sono diventati troppo alti e molti alunni non se li riescono a permettere. Sono tutti occupati, il resto è troppo numeroso e i bagni fanno schifo. Noi siamo venuti oggi per l'igiene nelle scuole, perché c'è poca igiene e anche il trasporto non è tanto, cioè non si permette tanto